finale, sono esauriti gli ordini del giorno. Quindi adesso passiamo alla prima dichiarazione di voto finale, la deputata Giorgia Meloni, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, in questi giorni in cui ampiamente si è discusso di questo decreto, noi abbiamo più volte fatto notare come in questo provvedimento si assista a un vecchio trucco che conosciamo fin troppo bene. Il governo sceglie di mettere all'interno dello stesso decreto delle norme molto popolari, in questo caso l'abrogazione della rata dell'IMU, e delle autentiche porcate, nella speranza che gli italiani non se ne accorgano. Per favore, colleghi, un po' di attenzione, silenzio. Per favore. Chiaramente recupererò il tempo, Presidente. Certo, no, lo faccio anche per lei. Grazie. Prego. Sperando che gli italiani non si accorgano del fatto che in questo decreto, anche se insomma non c'è stato grande diritto di cittadinanza per questi temi nella grande comunicazione in questi giorni, in questo decreto permangono delle norme che noi consideriamo un'autentica porcata. Quindi io non perderò tempo sui temi dell'IMU, non perderò tempo a ribadire come il governo avrebbe potuto varare in qualche ora un decreto che noi avremmo votato con grande convinzione per non far pagare agli italiani la seconda rata dell'IMU, non perderò tempo a dire quanto sia comunque ridicolo parlare di abrogazione dell'IMU poche ore dopo che qualche milione di italiani ha dovuto di nuovo pagare una tassa sulla casa nella quale vive. Io voglio dedicarmi, come abbiamo fatto in tutti questi giorni, alla vergogna delle norme su Banca Italia. Perché vedete, colleghi, qui noi siamo di fronte in realtà a qualcosa di molto più grave della solita regalo fatto dal governo agli amici delle banche. Siamo di fronte a qualcosa di molto più grave della ennesima legge marchetta nei confronti delle lobby amiche. Noi siamo di fronte, e mi prendo la responsabilità di quello che dico perché lo dico per convinzione, noi siamo di fronte a un atto di alto tradimento nei confronti del popolo italiano. Questo è questa norma e vi spiegherò il perché. Intanto noi siamo di fronte ad una autentica truffa di Stato. Questo è. E guardate, colleghi, quelli che l'hanno congegnata devono anche avere uno scarso rispetto di noi se pensano che non ce ne accorgiamo. Allora, come è noto, le quote di partecipazione della Banca d'Italia risalgono agli anni 30, a un periodo cioè nel quale non vigeva esattamente un sistema liberale e liberista. E quelle quote di partecipazione non erano da intendersi come quote di possesso del capitale di Banca Italia, erano molto più banalmente delle quote simboliche che servivano e servono a regolare la governance della nostra banca centrale e a regolare il diritto di voto. Questo si intendeva e questo conferma la Corte di Cassazione nel 2006 in una sentenza a sezioni riunite nella quale si dice, cito testualmente, che la Banca d'Italia non è una società per azioni di diritto privato. Ovviamente questo lo sa bene anche il governo, che però gioca su questo equivoco per tentare di mettere a segno la truffa del secolo. E nella relazione illustrativa riguardo a questo punto il governo dice: l'operazione realizza una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito ai partecipanti secondo le loro legittime aspettative, non diversamente da qualunque altro investitore. Per capirci, in spregio a qualunque forma di credibilità, il governo sostiene che negli anni 30 un gruppo di investitori privati, invece di mettere i propri soldi, che so, sull'apertura di una pizzeria o di una fabbrica di scarpe, ha deciso di investire i suoi soldi nella Banca d'Italia e oggi legittimamente, dopo 80 anni, si aspetta di vedere rivalutato quello suo investimento. Ma siamo di fronte al ridicolo! È una vergogna ed è una presa in giro di questo Parlamento, è una presa in giro del popolo italiano! Il governo sa benissimo che negli anni 30, cioè nel 1936, gli azionisti privati della Banca d'Italia vennero espropriati e le loro quote furono riservate a enti finanziari di rilevanza
pubblica. Quindi se c'è un investitore che andrebbe ricompensato, guarda un po', quell'investitore è lo Stato, non sono i privati. E il governo lo sa bene e sta giocando su un equivoco per rubare dei soldi. Perché questo si sta facendo con questo decreto. Non paghi di ciò, si è anche previsto che il meccanismo con il quale si realizza questa operazione sia un meccanismo zero, un meccanismo a costo zero per chi mette le mani sulla Banca d'Italia. Noi sappiamo che il capitale sociale viene rivalutato di 50 volte, da 156 mila euro si passa a 7 miliardi e mezzo, è stato ripetuto centinaia di volte in questi giorni. Ma questo aumento di capitale non viene pagato dagli azionisti, se così li vogliamo chiamare. Viene pagato dallo Stato attraverso le riserve statutarie di Banca Italia. Quindi, perché? Perché per questi signori il libero mercato funziona così? No, va bene solamente quando i costi li paga lo Stato e i dividendi se li spartiscono i privati. Allora, l'aumento del capitale è gratis per le banche, gratis. Però i dividendi d'ora in poi vengono calcolati al 6% del nuovo capitale da 7 miliardi e mezzo, e cioè 450 milioni di euro che ogni anno verranno sottratti indebitamente dalle casse dello Stato e andranno regalati ai banchieri privati. La truffa diventa addirittura farsa nella parte nella quale si prevede che Banca d'Italia possa riacquistare con proprie risorse le quote di partecipazione dei privati. Qui attenzione, perché è divertente per paradosso. Allora, Banca Italia paga l'aumento di capitale, cioè lo Stato paga l'aumento di capitale, ma la rivalutazione è di proprietà delle banche private, che possono rivendere le loro quote rivalutate a Banca Italia, e sono quote rivalutate pagate da Banca Italia. Cioè, ma neanche Totò con la vendita della Fontana di Trevi. Ma siamo di fronte veramente al delirio, è ridicolo. E guardate, io penso che alla fine, per quanto i temi siano complessi, beh, gli italiani se ne accorgeranno di che cosa sta accadendo. Se ne accorgeranno perché noi lo racconteremo, se ne accorgeranno perché a un certo punto, insomma, tutte queste prebende, tutti questi regali agli amici diventano troppi. Quali interessi, Presidente, sta tutelando il governo? Per conto di chi agisce? Perché vedete, si sta esagerando. E però la truffa di miliardi e miliardi che con questo provvedimento viene messa a segno non è la parte più grave di questo provvedimento. E qui arrivo all'accusa principale che ho mosso all'interno del mio intervento. Perché vedete, oggi il governo sta provando a regalare alle lobby finanziarie che lo sostengono qualcosa di più di questi miliardi. Il tentativo lurido che si sta portando avanti è quello di tentare di regalare alle lobby finanziarie che sostengono questo governo la nostra stessa sovranità monetaria e nazionale. Un po' come il traditore che lascia aperta la porta di ingresso nelle mura della città per facilitare l'invasione del nemico. Questo si sta facendo. È perché altrimenti alcune cose non si spiegano, non si spiega perché con questo decreto viene eliminato il controllo effettivo dello Stato sull'attività della Banca d'Italia, perché viene eliminato il potere di veto dell'ispettore governativo e del Ministro del Tesoro, perché viene abrogato quel precetto inserito nella legge del 2005 del governo di centrodestra che prevedeva la riacquisizione da parte dello Stato delle quote, ovviamente non rivalutate, in possesso dei privati, e non si spiega perché invece allo stesso tempo si prevede la possibilità che i privati vendano queste loro, presuntamente loro, quote anche ad altri soggetti, a banche, assicurazione, fondi pensione, tutti i soggetti di natura legittimamente private che quindi, attenzione anche qui, potranno anche avere capitale straniero. E allora vedete che si arriva al punto. Se lo Stato e il popolo italiano volessero tornare in possesso della propria banca centrale, dovrebbero riacquistarne le quote al valore di 7 miliardi e mezzo a salire, in possesso di privati anche stranieri. E allora, Presidente, e arrivo, l'operazione per noi è chiarissima ed è sottrarre la sovranità monetaria al popolo italiano per consegnarla nelle mani delle lobby, rendere impossibile ogni ipotesi di uscita dall'euro, perché così noi non saremo più cittadini consapevoli dell'Europa, noi saremo schiavi.
schiavi d'Europa e non staremo all'interno dell'euro perché ci conviene, ci staremo perché non avremo scelta. Questo sta facendo il governo e questa è l'operazione. Allora, colleghi, io dico, penso che non dobbiate essere complici di questa infamia. Penso che ci sia un momento nel quale gli ordini di partito, nel quale il confronto tra maggioranza e opposizione, nel quale la realpolitik deve venire meno, perché noi siamo rappresentanti del popolo italiano e gli interessi del popolo italiano stiamo facendo. Mi appello a chi viene dalla storia della sinistra, concludo Presidente, mi appello a chi viene dalla storia della sinistra e che in cuor suo e con sincerità ha fatto politica perché voleva difendere gli interessi del popolo dalla voracità delle grandi concentrazioni economiche. Mi appello a chi viene dalla storia della destra che ha sempre messo l'interesse nazionale di fronte all'interesse di parte. Mi appello a chi dice di essere la nuova politica. Non rendetevi complici di questo scempio, di quella che sarà ricordata come la legge del grande tradimento. Non rendetevi complici votando questo provvedimento, perché questo Parlamento, se dovesse votare questo provvedimento, sarebbe banalmente ricordato come un Parlamento di infami e di traditori. E concludo davvero. E noi non ci renderemo complici di questo, di questa vergogna, non solo votando contro, ma raccontando agli italiani in Italia che cosa avete fatto, perché devono sapere come Grazie. Vi siete venduti e come li avete venduti. La ringrazio. Allora passiamo al deputato Filippo Busin, prego. Grazie Presidente. Con il provvedimento che ci apprestiamo a votare siamo all'epilogo della vicenda IMU, prima casa, e con molta probabilità mi spingo a fare questa previsione anche del governo Letta. Un provvedimento che ha accompagnato per 9 mesi, in sostanza dalla sua nascita, questo esecutivo.